Buongiorno a tutti. Um, perché io che studio le corti posso parlarvi del gioco? Beh, un po' perché l'ho studiato, ma non è che l'ho studiato per caso. Il gioco e le corti hanno un rapporto molto stretto e volevo cominciare a parlarvi di questo e poi cominciamo a vedere delle immagini. Intanto quella che vedete dietro... In alcune slide c'è persino scritto a cosa si riferiscono, quindi lo potete vedere. È più o meno Piazza Castello come si presentava, come avrebbe dovuto presentarsi alla fine del Seicento, non è mai stata veramente così. Ma più o meno Palazzo Madama lo riconoscete. Qui ci, ci sarebbe Palazzo Reale, e quello su tutta questa piazza qua oggi c'è il Teatro Regio. Ma una volta c'era un istituto, fino alla seconda guerra mondiale, che era l'Accademia Reale, che poi diventa Accademia Militare. Allora vi ho parlato, vi ho accennato alle corti, vi ho accennato al militare. Cosa c'entra tutto questo col gioco? C'entra moltissimo, perché il titolo che ho scelto è un titolo noioso, il gioco è una cosa seria, perché il gioco è una cosa estremamente seria, il gioco è una pratica sociale, il gioco è una pratica sociale che rimanda a dei comportamenti sociali ed esprime dei ruoli sociali. Um, voglio essere semplice, quindi cercherò di parlare semplice, anche se a volte ammetto non mi viene sempre, ma ci provo, giuro che ci provo. Noi associamo il gioco alla libertà. Mamma, posso andare a giocare, più o meno la mamma è contenta o il papà è contento, si scappa, si gioca, si corre, si salta, io ahimè ormai qualche anno sulle spalle ce l'ho, magari adesso è più che si sta attaccati a un computer a giocare con qualcuno che sta a Melbourne sparando addosso a, una, a qualcun altro in una realtà virtuale, questo non lo so bene, ma di sicuro vediamo nel gioco un momento di libertà e di espressione. Dimenticatevi tutto ciò, certamente la libertà del gioco è fondamentale, ma in antico regime con regime intendiamo tutto quel mondo che più o meno ha iniziato a finire con la rivoluzione francese e finisce definitivamente anche qui più o meno con la prima guerra mondiale, ehm, il concetto di libertà non è il primo concetto a cui si pensa quando si parla di gioco. Dobbiamo immaginare una cosa, ehm, noi siamo abituati a un mondo in cui la libertà è una cosa fondamentale e noi vogliamo esprimere le nostre azioni nella nostra libertà. Non è sempre stato così, la libertà non è la prima aspirazione, il concetto fondamentale al quale eh, tutto il resto viene sacrificato nella regime. Nell'antico regime mm. le persone svolgono un ruolo che deve essere, deve far apparire quello che sono. Noi nel mondo di oggi siamo abituati che una persona magari molto ricca si veste come se non fosse ricco. Questo in antico regime sarebbe stato impossibile, in regime se sei ricco devi vestirti da ricco, se sei povero devi vestirti da povero, ci devi essere quello che sembri. Anche il gioco, devi in qualche modo raffigurare quello che sei. Ci arriveremo, lo cercherò di spiegarlo meglio, ma... Il gioco è un sistema anche di regimentazione sociale di espressione sociale. Una delle differenze di cui vi parlerò tra poco è la differenza tra Italia e Francia, tra Gio de pom e pallone, dove il pallone è un gioco che viene praticato nelle piazze, i ceti sociali si mischiano, rispetto alla Francia dove Gio de pom viene giocato in spazi chiusi e viene regolamentato in modo tale che non ci sia una mescolanza sociale. Perché le corti? Perché le corti sono uno spazio dove si gioca, anzi sono uno spazio dove si inventa di giochi. Non è che i giochi esistono da sempre, noi pensiamo al gioco del pallone, cosa c'è di più semplice, una palla, giochi con la palla e fatta, no? I giochi hanno delle regole. Le regole esprimono un sistema, una codifica, anzi, spesso quando un qualcosa viene codificato è perché esiste già, non, non nascono mai le regole subito. Le regole sono sempre un po' successive all'elaborazione. Si inventa qualcosa poi a un certo punto qualcuno scriverà delle regole, ma questo arriva sempre un po' dopo. Cominciamo a affrontare perché le corti inventano i giochi. Intanto. Va bene, vi spiego su che cosa sono le corti, perché probabilmente voi avete un'idea della corte negativa, no? comunque un posto brutto, dentro dei palazzi in cui un sovrano esercita un potere, una serie di persone gli corre dietro servendolo e i cortigiani sono diventati, nel nostro modo di parlare, eh, anche diciamo, un cortigiano di qualcuno, cioè l'essere cortigiano implica un servizio. Ora, la parola servire può essere declinata in molti modi, si può servire perché si è dei servi, si può servire perché si compie un dovere. La corte è la principale istituzione sociale d'antico regime per la produzione culturale, potremmo dire. Se noi guardiamo una, la grande cultura europea dal 200 al 700, la maggior parte di questa cultura viene prodotta nelle corti. Le corti sono una grande identità europea. Se voi andate a Pietroburgo, a Madrid, a Torino, a Napoli, a Parigi, a Londra, a Berlino, ci sono ovunque dei grandi palazzi reali che hanno varie declinazioni, ma non stiamo a entrare su questo dettaglio, nei quali si svolgono attività artistiche, culturali, che sono più o meno analoghe. È una sorta di internazionale in cui artisti, pittori, letterati, lavorano con delle caratteristiche comuni, in certi casi anche superando alcune barriere. cioè Non è raro che un sovrano protestante abbia un artista cattolico o viceversa. È un luogo in cui si elabora una cultura che è una delle grandi entità europee. Voi trovate artisti italiani in Portogallo o tedeschi in Italia, è una cosa assolutamente comune. E se pensate a quanti autori, pensate Tasso, Ariosto, tutta la grande musica, tutti i grandi teatri che voi conosciate teatri d'opera, il Teatro Reggio di Torino, la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, sono teatri di corte. Noi oggi li chiamiamo la Scala, il San Carlo. Ma sia la Scala sia il San Carlo sono teatri di corte e nascono come teatri dei palazzi reali dove sono sorti, esattamente attaccati al Palazzo Reale di Milano. In questo caso un po' più lontano, è al Palazzo Reale di Napoli. Il ruolo che le corti hanno nell'elaborazione della musica, del balletto, della letteratura, dell'arte figurativa è enorme. Persino i Palazzi Vaticani sono un palazzo di corte e raccontano la storia del, re, del Papa come re, re del mondo, re, del, re degli stati pontifici. Questo ci porterebbe lontano. All'interno delle corti vengono elaborate molte pratiche. Il balletto, tutta una serie di forme di balletto nasce nelle corti. Diciamo che non c'è quasi forma culturale che. Racconti l'Europa dal 400 all'800 che non nasca o che non si sviluppa all'interno delle corti. Corti che non sono solo un luogo di nobiltà noiosa o di sovrani più o meno tirannici. Nelle corti lavorano migliaia di persone con i ruoli più diversi. Si va dal valet de Chen che si occupa dei cani, al valet de chambre che si occupa dei principi o del loro servizio, si va dall'architetto al medico, all'avvocato, c'è cioè, di tutto e c'è anche il gioco. Perché il principe gioca, la corte gioca e nel raccontare come gioca, nel raccontare come gioca davanti agli altri, racconta essa stessa. Ma la corte non è uno spazio chiuso. O meglio, è uno spazio chiuso entro certi diritti, ma non del tutto chiuso. Ci sono degli aspetti della corte che poi vanno oltre. Facciamo un salto su altri argomenti, per dare un esempio. La corte elabora anche dei riti legati alla cucina, la cucina europea nasce molto nelle corti. Voi tutti conoscete, è un esempio che faccio sempre perché di norma colpisce: voi tutti conoscete il babà napoletano. Chi non ha mai mangiato un babà? Non tutti sanno che il babà è un dolce polacco. Non ve lo dirò in polacco perché il mio polacco purtroppo è un po' arrugginito. Ma il babà è un dolce polacco. Com'è possibile che un dolce popolare dei contadini polacchi diventi il tipico dolce napoletano? Passa attraverso le corti. A un certo punto, dalla Polonia, un signore diventa duca di Dorena, suo figlio, adesso non lo ricordo più, a un, insomma, diventa regina di Francia, quindi un ruolo abbastanza importante, e porta Polo, dalla Polonia alla Francia questo dolce. Questo dolce va molto bene per persone che magari hanno problemi di denti, eccetera, quindi ha molto successo, perché non è duro, il babà è morbido, ha successo, i cuochi francesi lo portano a Napoli, dalla Corte di Napoli si diffonde ed ecco che il babà da dolce dei contadini polacchi, praticato e mangiato alla Corte polacca, attraverso la Corte di Lorena e di Francia arriva a Napoli, dalla Corte di Napoli va in mezzo alla gente. Questo fa vedere di come una cosa che mai collegheremo al mondo delle corti abbia dei percorsi assolutamente particolari e diventi un qualcosa di popolare e che tutti, penso che tutti abbiate mangiato una volta nella vostra vita un babà. Ma questo vale per tante altre pratiche, sulle quali abbiamo anche però molte sovrastrutture. Prima si parlava eh, delle fake news, delle false notizie. Qui siamo per una colazione, ci sono le brioche. Si parlava prima, qualcuno mi ha chiesto, ma è vera la frase di Maria Antonietta, se il popolo ha fa, fame datele una brioche? No assolutamente vero, una fake news che dura da 200 e passa anni, eh, ma le fake news non sono un'invenzione di adesso, sono sempre esistite, solo che da volte venivano prodotte per pubblici piccoli, venivano prodotte per quelle elite che comandava, non c'era bisogno che il contadino eh, di, di grosso cavallo sapesse la fake news sul Luca di Lorena o sul duca di Borgogna, mentre oggi queste fake news devono arrivare a tutti quanti. Allora, Bisognava screditare la regina, si usa questo topo, ah, la regina ha detto che se non c'è il pane mangiate le brioche, in realtà se andate a vedere certe favole europee di due, trecento anni prima c'è già lo stesso topos del sovrano della sovrana cattiva, che al contadino affamato o al popolo affamato dice dati della Brioche. Mi pare ci sia persino una favola irlandese di due o 300 anni prima che lo riporta a una principessa italiana. Cioè è un topos letterario che, si tra, che trasmigra nel corso dei secoli. E a un certo punto, durante la rivoluzione, viene fuori e lo si attribuisce a Maria Antonietta perché è brutta, perfida e cattiva, in realtà non era né brutta, né perfida né cattiva, era la persona sbagliata nel posto sbagliato, il che spesso è gravissimo. A questo hanno contribuito anche i film. Eh, tempo fa uno storico italiano, noi storici a volte siamo un po' tignosi e noiosetti, lo ammetto, ma ha fatto un libro bellissimo che è andato a fare le punce ai registi, a cercare come i registi raccontano sbagliando la storia delle corti o la storia di questi temi. E ha fatto vedere come gli americani, che notoriamente di queste cose hanno una percezione un po' distorta, raccontassero Versailles o le grandi corti europee con un'ottica assolutamente sbagliata. Voi tutti avete visto queste scene di massa, balletti, con 100 persone che ballano, si fanno tutta una serie di cose. Niente di più falso. Il ballo di corte è una cosa molto più piccola, si balla in 20-30 persone, è una cosa molto ridotta. Ed è, e qui tocchiamo un punto sul quale mi collego al gioco, ci arrivo al gioco, ma era per spiegarvi il contesto, altra parola oggi desueta ma che è da capire. Il balletto serve per controllare il corpo. Cioè, nella cultura d'antico regime, l'aristocratico, la persona che vuole comandare, deve comandare prima di tutto se stesso. Deve saper comandare gli altri, ma deve saper comandare se stesso. Quindi, l'attività fisica, il balletto, qualunque forma di educazione è per il controllo di sé, perché se controlli te, controlli gli altri. C'è sempre un negozio di disciplina. Eh, mi rendo conto che questi concetti ci portano su temi molto diversi. Abbiamo parlato di gioco, oggi noi lo vediamo come una forma di espressione di libertà, mentre io vi sto parlando di disciplina, di controllo, di ordine, ma la città antico regime, è una città sulla carta, molto ordinata, è una città dove certi concetti sono molto più forti di oggi. Pensate per esempio al concetto di padre. Ognuno di noi vive il suo rapporto con suo padre come meglio crede, ma fino alla, alla fine del Settecento, ancora un po' oltre, se un figlio veniva considerato dal padre un po' troppo discolo, parola che oggi ha un senso molto banalizzato rispetto a quello che si usava nel Settecento, lo poteva far mandare in galera, e non per un giorno, anche a vita se voleva. Le fortezze, quelle fortezze militari che voi oggi vedete, magari da visitare Fenestrelli, piuttosto che servivano anche per recludere, per lasciarvi per anni quei ragazzi considerati irrecuperabili dai genitori, che i genitori chiedeva scusi maestà, mio figlio è un po' troppo, non riesco a controllarlo, perde, va con le ragazze, perde soldi, fa cose sbagliate. allora non c'è problema, lo mandiamo in fortezza qualche anno e se non capisce ci sta. Questo per farvi capire che nel nostro antico regime certi concetti come ordine, disciplina, educazione erano molto forti. Quindi il gioco, che è sicuramente è una questione di libertà, nella società d'antico regime delle corti diventa anche una questione di regolamentazione. Per questo ho voluto iniziare con questa immagine dell'Accademia Reale, perché si vede male, ma in quell'angolino in alto, a destra, a, sì, a destra, si vedono tre ragazzi che giocano al pallone. Perché il gioco nella cultura d'antico regime delle corti è anche estremamente legato alla cultura militare. Noi oggi abbiamo un'immagine della cultura militare molto separata dalla nostra vita quotidiana. Voi fate parte, vedo molti di voi giovani, fate parte di generazioni che non hanno neanche dovuto fare servizio militare. Io faccio parte di una generazione che poteva scegliere se fare il servizio militare o il servizio civile, ma una volta non c'erano mica tante scelte, se facevi parte della classe dirigente il militare lo dovevi fare e la cultura militare è una cultura estremamente forte. Il gioco faceva parte di quelle strutture educative, stiamo parlando sempre del gioco praticato in certi spazi, per formare le persone a quella capacità di, di controllarsi e di controllare che era necessaria per una cultura di tipo militare. Vi ho portato quindi, vedete, su terreni molto lontani dal divertimento, dal loisir, che pure c'è, ci si divertiva anche giocando. Ma dietro il gioco c'è questo. Il gioco è uno spazio sociale, è un atto sociale, attraverso il quale si raffigura la società e si raffigura anche il modo in cui una società si vuole disegnare. Per questo, noi storici studiamo il gioco, perché non è semplicemente una pratica, eh, come posso dire, di, di puro divertimento, è una pratica che serve per disegnare quello che la società è e quello che i suoi capi vogliono che sia. Quindi in questa, se riesco, vediamo se c'è zecco. sì, ecco, per esempio queste sono scene tratte da un balletto sabaudo di metà 600, rappresentato a corte, dove si vedono, delle, vedete, il titolo dell'educazione di Achille e delle Nereidi, Achille sarebbe la metafora del sovrano di Carlo Emanuele II, ma vedete che compaiono la lotta, la scherma, i giocatori del volano, del volante, come si chiama, vedete, è un riferimento chiaramente aulico, ma dà l'idea, la pallamaglio, che è l'antenato del golf e in parte anche del cricket, sono giochi che vengono usati perché attraverso il disciplinamento che ci si deve imporre si impara per l'appunto a comandare e obbedire. Giochi, il volteggio sul finto o sul cavallo vero, questo non mi sembra tanto vero, ma potrebbe esserlo. E qui arriviamo a un altro tema. Il militare, il ragazzo che va ad un'accademia militare, che sia a Torino, che sia a Neustadt, che sia in tutta Europa ci sono accademie che devono formare il gentiluomo a diventare un militare, Usi wargame, anche i wargame non sono mica un'invenzione di oggi, i wargame esistono da un sacco di tempo, gli scacchi in fondo sono prima wargame, c'è cioè un gioco che raffigura la guerra, quello sono gli scacchi? Due re che combattono con le loro truppe per conquistare il territorio dell'avversario e ammazzare il re nemico, sostanzialmente, scacco matto vuol dire che il re nemico l'hai ucciso. La società d'antico regime è violenta, eh? questo è un altro punto su cui dobbiamo capirci, noi siamo molto legati alla cultura della pace, alla cultura, adesso... Non voglio diventare politicamente scorretto, anche se lo amo molto essere politicamente scorretto. Ma la cultura d'antico regime, la cultura che ha dominato l'Europa anche ben oltre, fino all'antico regime, è una cultura che considera la violenza, la guerra, come una cosa assolutamente ovvia, la condizione naturale del genere umano. D'altronde, se voi prendete, io anni fa raccontavo degli studenti, se voi prendete la storia d'Italia dal 1000... Al 1948, al 1946-48, vedete voi, gli anni di pace non, sono neanche, non arrivano a 100. Cioè la condizione della guerra era la condizione normale di qualunque Stato. Adesso stanno cambiando le cose, ma per secoli e secoli era assolutamente, la normalità era la guerra. La pace era una condizione assolutamente strana e quindi la cultura militare, la cultura della guerra, era una cultura ovvia. Allora cosa, cosa si faceva? Si, si partiva dagli scacchi e si cambiava questo gioco. Che Vedete, non sto a leggere i campeggiamenti degli scacchi. È un wargame stampato a Torino a fine 600 che serve per insegnare ai ragazzi che studiano in accademia: come addirittura ah, gli scacchi sono troppo semplici, bisogna renderli ancora più complicati. Facciamo gli scacchi. Oggi diremo: punto 2, una, una versione reloaded in cui si aggiungono due, due pezzi, il centurione e il decurione, che complicano ulteriormente il gioco. La scacchiera diventa di 100 personaggi, di 100 scacchiere. Questo è un altro gioco. Tra l'altro, interessante la data 1794. Siamo nel pieno delle guerre napoleoniche. Il Piemonte è in guerra, ma la guerra piace così tanto che non solo contenti di combatterla, si gioca anche a casa la guerra. Quindi il campo di battaglia, la tavola del gioco, vedete, diviso in due parti, lo scopo ovviamente è vincere il nemico, tutti... è una specie di risico, per intenderci. Il risico è un po' l'ultimo grande erede di questa tradizione di giochi. E vedete come sono i pezzi. Ma torniamo all'Accademia Reale, qui vedete, si vede meglio lì sotto, questi sono i portici, che oggi non esistono più dell'Accademia, di Cerregio oggi, e vedete nella piazza sotto i ragazzi che giocano al pallone. Allora voi pensate che cos'è il gioco del pallone? Tutti voi avete una volta nella vita giocato a pallone, ma per gioco del pallone si intende un gioco molto specifico, un gioco terribilmente italiano, tant'è vero che viene considerato il gioco nazionale degli italiani, che non ha assolutamente niente a che fare col gioco del calcio e neanche quello che noi chiamiamo oggi pallone. E questa è una cosa molto particolare, perché dal 500 fino alla fine dell'Ottocento, quindi per tre secoli buoni, il gioco del pallone è talmente italiano che viene considerato in tutto il mondo il gioco nazionale degli italiani, una delle grandi identità italiane. E' nel Novecento che questo gioco viene abbandonato e lascia il suo posto al calcio, per ragioni che adesso cercherò di mostrarvi, però credo di dover passare alla seconda... Mh, chiedo aiuto perché su questo non sono così tecnologico. Um, io non voglio farvi una lezione, però non ho una memoria così forte perché devo ogni tanto controllare delle cose e leggervi dei testi, ma non sono testi noiosi, perdonatemi, però devo leggervi qualche cosa perché le testimonianze sono importanti. Vi parlavo delle corti, questo è un palazzo di corte, il castello estense di Ferrara, questa è una sala che si chiama sala dei giochi, non è brutta, nella sala dei giochi trovate questa, questa è la prima raffigurazione conosciuta del gioco del pallone e come vedete non c'è assolutamente niente col calcio. Vedete, due squadre di tre persone un pallone al centro che sta per essere lanciato e come vedete attorno al braccio di, queste, di questi giocatori c'è un oggetto in legno che è questo oggetto qua, questo è un trattato di cui parleremo tra poco, vedete cos'è questo oggetto? Un bracciale con le punte di diamanti che serve per far rimbalzare la palla e che era pericolosissimo, capitava spesso che durante certe partite se un, gioco, se un pubblico si avvicinava troppo e si riceveva questo bracciale addosso, ci poteva anche lasciare la pelle perché era un bracciale di legno molto pesante, qui ce ne sono degli esempi, e se te lo ricevi in faccia ti lascia il segno, diciamo così, ti fa abbastanza male. Questo gioco, torniamo indietro, si chiama gioco del pallone. È il gioco veramente italiano per eccellenza, tanto che negli stessi anni in cui viene fatto quell'affresco che vi dicevo, viene pubblicato questo trattato del gioco della palla di Messer Antonio Scagno da Salò che diventa per 200 anni il testo normativo. Come vi dicevo prima, quando viene scritto un testo che dà le regole è perché da, per molto tempo si è giocato, ognuno magari inventandosi le sue, bisogna dare un'elaborazione finale, ma vuol dire che il gioco l'ha praticato già da molto tempo prima. Ora, mh, scusatemi se mi muovo un po' così, ma devo fare capire delle cose, voglio leggere dei brani perché altrimenti non ci capiamo o perlomeno può interessarvi. Allora andiamo un po' avanti e mettiamoci su questo che poi vi servirà dopo. Tra l'altro questo è anche il mio ex libris, quindi per me è particolarmente gradito. Vi dicevo prima che il gioco del pallone diventa il gioco degli italiani. Andiamo un attimo a Londra. Londra 1768, 700 pieno. C'è un signore italiano che vive a Londra, si chiama Giuseppe Baretti, l'avete sentito forse nominare qualche volta, poeta e scrittore italiano, torinese, anzi di Cuneo, a essere precisi. È un cuneese che a un certo punto si stufa del Piemonte, non si sente abbastanza libero, prende e va a Londra. A Londra scrive un saggio, un volume, in cui racconta agli inglesi cosa sono gli italiani. Lo fanno ancora oggi alcuni giornalisti, di scrivere libri all'estero per spiegare cosa è l'Italia, e Baretti lo fa, penso sia uno dei primi, nel 1768. E a un certo punto parla di quello che lui definisce il gioco più usitato tra gli italiani. E descrive così il gioco del pallone. Allora, siccome io non sarei così bravo come Baretti, vi leggo per un attimo questo pezzo di Baretti. Il giocatore mette il braccio sino al gomito in questo strumento, il bracciale che avete visto prima, coperto di punte tagliate a faccette, e impugna fortemente un cavicchio che attraversa l'interno del bracciale. Armati in questa guise leggermente vestiti, i giocatori, posti a una distanza conveniente gli uni dagli altri, incominciano il gioco. Si mandano e rimandano il pallone che colpiscono con pari forza e destrezza e fanno ogni sforzo da ambo le parti per farlo finalmente cadere sul terreno occupato dai loro antagonisti. Questo gioco, che non può giocarsi se non che su un terreno comodo e spazioso, è molto usato in Italia. Massime d'estate. I giocatori di una provincia usano a mandare dei cartelli di sfida a giocatori dei luoghi vicini e propongono loro delle scommesse, invitandoli di venire a far prova della loro destrezza, della loro abilità. In queste occasioni c'è sempre un gran concorso di popolo e i gentiluomini non disdegnano di essere del numero dei giocatori. Ci sono due elementi importanti, se vogliamo tre, in questo testo di Baretti. Baretti dice che lo sport è di italiani. Il più praticato tra gli italiani, tanto che è lo sport nazionale. Burkhardt, che è un settore che a volte avete sentito nominare perché è quello che è stato il primo grande estugioso del Rinascimento, definisce il pallone il gioco classico degli italiani. Quindi siamo mh, nel Settecento, l'italiano viene visto per alcune caratteristiche. L'italiano è il popolo del pallone e il popolo dei Cicisbei, sapete cosa sono i Cicisbei? Questa figura che c'è solo in Italia in Europa: cioè che ogni donna, oltre al marito, ha un cavalier servente che è sempre accanto a lui. Cicisbeo vuol dire Cicci che parla sottovoce accanto a lei, che la serve in tutto e per tutto, ma che non è l'amante ovviamente, l'amante è ancora un'altra cosa, è un servitore. Tutti, Alfieri è stato un Sbei, tutte le grandi figure italiane del Settecento hanno fatto i Cicisbei, e all'estero scrivono trattati per questa cosa unica in Italia, unica in Europa, che gli italiani, le donne italiane hanno un Sbei, un uomo giovane che passa il tempo a servirle. L'Italia è il paese del gioco del pallone, dei Cicisbei, è un paese in cui non c'è più una grande cultura militare, tranne che il Piemonte. È un paese in cui gli stranieri, quando vengono, vedono delle particolarità uniche dell'Italia. L'Italia è il paese dell'arte, il paese della classicità, ma è un paese un po' particolare, che ha delle caratteristiche diverse dal resto d'Europa. Il gioco del pallone è una di queste caratteristiche. Um, ci arriveremo anche meglio dopo. Fatemi fare un salto di tre anni, non è che leggo tutto, sono solo, mi servono delle citazioni, non temete. E, non so se avete mai sentito parlare di Alessandro Verri, Alessandro Verri è il fratello meno noto di Pietro, erano tre fratelli, Pietro, Alessandro e Giovanni. Pietro Verdi è il grande illuminista italiano, Alessandro un po' meno grande, come pure... Va a vivere a Roma e si fa una bella vita a Roma per molto tempo, ma è un personaggio notevole. Poi c'è Tete Fratello, Giovanni, quello che è probabilmente il padre di Manzoni, il vero padre di Manzoni, ma insomma, questo è un altro discorso, perché c'erano i Cicisbai, ma c'erano anche i diamanti, allora capitavano cose strane all'epoca. Um, Ver Alessandro Verri è a Roma, cammina per Roma è la città, è la capitale del calcio, del calcio, scusate, del pallone. A Roma si gioca tantissimo il pallone, lo vedremo dopo. E a un certo punto vede degli inglesi che fanno una cosa strana, colpiscono il pallone coi piedi, che è una cosa che non si fa, il pallone si colpisce con le mani, non con i piedi. Allora scrive il fratello, bah, molti inglesi che abbiamo ci forniscono spettacoli ginnastici, fra gli altri quello del calcio. Si mettono tanti per parte, poi gettano un pallone a calci, devono farlo passare un certo segno. Il gioco dura delle ore, e alle volte senza decidersi, come quando in una partita nessuno fa gol e va avanti, va avanti, va avanti. E' faticosissimo, si danno dei calci, si buttano per terra, è un colpo di vista curioso, soprattutto quando sono molti. Lo guardo con grande disprezzo, questa cosa barbara di questi inglesi che giocano perdendo il pallone coi piedi, una cosa orrenda. Qualche giorno dopo scrivo un'altra lettera al fratello: Abbiamo tutto il paese in moto per un giocatore di pallone, è bravissimo, è veneziano, sfidando chi che sia per un zecchino la partita e gioca. Perché si sfidava. Dica, Sono più bravo, vi sfido, mettete i soldi, vediamo se qualcuno mi batte. L'elemento delle scommesse è fondamentale. Ancora oggi, chi vada a giocare, chi vada a vedere il pallone elastico, sa che non si, non si fa, ma si scommette. In Roma sono fanatici di questo gioco. I Pallonari fanno venire da ogni parte i migliori giocatori, li pagano bene e si li fanno con guadagno. Quindi capite? C'è un'industria. Un... I pallonari sono quelli che organizzano le partite. Perché si paga un tanto per sedia. Non ci sono gli stadi, ci saranno? Sono gli sferisteri. Li vedremo dopo. Non si sente discorrere più né di Portogallo, né di Portogallo è una questione politica, che non sto a raccontarvi. Cioè il paese del Portogallo, su cui c'era un problema politico serio in quel momento, ma non vi annoio. Il veneziano occupa tutto il mondo. Poco come tutti che parlano di Totti. Tutti parlano di questo veneziano che va a Roma e sfida i romani al gioco. Il concorso è tale che appena a forza di soldati si può far laggo per giocare. Le pallonate nel viso e nella testa sono un divertimento. Si sono rotti i denti e il capo di spettatori per braccialate degli infuriati atleti. Immaginate questi atleti col bracciale che corrono, spaccano facce, denti. Ma capitava. Noi abbiamo moltissime fonti sul gioco proprio per i processi. Perché non è che uno si beccava una braccialata in faccia ed era contento. Quindi solitamente querelava qualcuno. Per uno storico le fonti giuridiche sono le più importanti perché la normalità non lascia tracce. Lascia sempre tracce ciò che non è normale. Se io gioco a pallone o a calcio con un amico, non è che arriva un avvocato e segna. Ma se io, giocando a pallone, spacco la vetrina di qualcuno, la vetrata di qualcuno, il pallone entra e fa cadere un vaso Ming che la zia aveva in casa, probabilmente capita un casino. Allora, su questo arriva un avvocato, nasce una querela e gli atti di quella questione diventano, per me, storico, una fonte che posso usare per capire cosa è successo. Noi storici viviamo delle tragedie, dei problemi, delle questioni, non ci sono state quelle, se l'avessi stata tutta tranquilla, non avremmo fonti, probabilmente. Mm, vorrei citarvi Goethe che quando arriva in Italia vede una partita a Verona e rimane impressionato da questa cosa, ma, mm, perché è molto bella la citazione di Goethe, ma ci arriveremo dopo. Se riesco. Volevo farvi vedere però alcune cose. Il gioco del pallone nasce nelle corti italiane ed è uno gioco italiano, ma non resta in Italia, si diffonde in tutta Europa. Questo è un, un libro che esce a Coloni nel 1611, è un libro di emblemi, sono quelle cose che gli storici dell'arte adorano perché sono questi emblemi molto complessi, eh, che poi venivano usati per più ragioni. Qui lo capite, è abbastanza semplice, concuso, surgo, colpito, salgo, come dire, colpiscimi pure, tanto non solo mi salvo, ma vado più in su, è un po' l'equivalente di un motto che usavi in Piemonte, che usava un nostro duca nel 600, di un, un premio ramper usando il compasso, più mi schiaccio più mi allargo, come dire, combattimi pure, ecco l'equivalente è colpito, salgo, e vedete il gioco del pallone, la palla che pur colpita sale, quindi colpiscimi pure, tanto non mi abbatti. Siamo in Germania... 1611, quindi il gioco è talmente noto che si può usare un emblema, si può creare un disegno su questo. Qui arriviamo a un punto in, è molto interessante. Questo è Bruxelles, questo è il palazzo di Cudeberg, che era il palazzo reale di quello che oggi è il Belgio, che è nei Paesi Bassi. Questo palazzo non esiste più, tra l'altro. Se andate a, a Bruxelles non lo trovate più, trovate al, al suo posto una strada perché il palazzo Bruxelles nel 700, cioè, oggi c'è una strada, ma hanno fatto un lavoro anni fa bellissimo a Cudeberg. Per cui, scendendo da una scala, hanno ritrovato tutto quello che restava del palazzo sottoterra e voi potete camminare in una strada medievale bellissima andando sottoterra. Tutto quello che vedete qua davanti, persino le basi di quella cappella, oggi sono sotterranee. E po ci potete camminare scendendo 20 metri sottoterra, grazie al lavoro di alcuni eh, bravi archeologi e funzionari belgi. Questo palazzo, qui vedete che davanti c'è un torneo cavalleresco. Vedete? Questo è un torneo cavalleresco. Quindi si vuole raffigurare la corte che era stata di Carlo V, che era stata la grande, e allora fanno vedere un torneo. 1580 più o meno, eh, Bactéria de Montpellier. Siamo qualche anno dopo. Sono passati 50 anni, stessa immagine. Ma se fate attenzione, non c'è più un torneo cavalleresco davanti, ci sono dei signori che giocano al pallone. Il nuovo pittore, Luca Svanvenen, mi pare, nel fare il dipinto, vuole far vedere la moda, la cosa nuova, la cosa più bella del momento, far capire che sono sul pezzo. E allora cosa fa? Mette il gioco del pallone, che in quel momento è il gioco bello dei corti, si gioca a pallone. E qui vediamo dei quadri. Quadri, raffigurazioni, adesso le storie dell'arte mi rimprovereranno che chiamo quadro quello che non è quadro, ma insomma, fa... sopravviverò anche a questo. Qui vediamo una corte, vedete sullo sfondo i giocatori che giocano a pallone, qui vedete la raffigurazione anche questa. Non so se avete notato un particolare importante, questi signori non sono dentro una corte, sono fuori in una piazza o dentro, dentro il giardino di un palazzo e non sono nobili o perlomeno. Non hanno l'aspetto di grandi cortigiani italiani, siamo già vicino a dei borghesi. Qui adesso torniamo, scusatemi, torniamo in un palazzo nobiliare dove sulla piazza si gioca. Questa è una delle cose più strane che io abbia mai visto. Invitami, è questo giardino bellissimo di Salisburgo, che credo sia l'archetipo dei nani da giardino, dove i nani da giardino sono delle statue, sono decine di statue di questi nani che giocano il pallone a bracciale. Nascono le caricature, vedete il signore con la gamba di legno che in teoria non potrebbe più giocare, ma che fa vedere gli oggetti del gioco, il pallone, il bracciale, eccetera. Teniamo un attimo questo signore perché mi permette di raccontare un aneddoto. Eh, quando nei trattati militari nei trattati di fine 600, del 700 si vuole dire che una persona era veramente brava, la metafora del pallone viene spesso usata, uno dei Nobile piemontesi, io faccio spesso riferimento a Piemonte perché studio il Piemonte, ma il Piemonte è uno Stato che nell'Europa d'antico regime conta parecchio e quindi può essere usato benissimo come case per rappresentare realtà che ci sono ovunque. Studiare la storia di questo territorio non vuol dire essere local, vuol dire studiare la declinazione di questo territorio di una storia che è europea. E come se ognuno canta con la sua voce. Se tu studi la voce di Torino, non è che tu studi un altro coro, studi la voce con cui Torino canta in un coro che è composto da tutti quanti i paesi, ma la voce della corte di Torino è semplicemente una delle voci che canta in questo coro della società di corte europea. E non è neanche la, la, meno, la meno interessante, anzi, tutt'altro. Um, stavo dicendo, un um, importante militare piemontese, un San Martino, quelli che all'epoca stavano ad Agliepre, ma che se voglia di comprarselo al castello, perde una gamba in battaglia però resta un capo militare importante, allora il suo biografo, di, che è San Simone, il suo biografo, cioè scrive a un certo punto, la pagina su di lui, in memoria della corte di Versailles, che non è ancora Versailles, ma questo passiamo oltre, dice eh, San Martino era così bravo che pur avendo una gamba di legno giocava a pallone e vinceva. Quindi vedete che anche il riferimento al giocatore con la gamba di legno ha in realtà un... Um, un po' più di serietà di quanto non sembri. Nel 1700 il gioco del pallone diventa così popolare che non c'è praticamente piazza italiana, ricordatevi questa parola, piazza perché ci torneremo, dove si giochi. Questo è un quadro di Olivero, il gioco del pallone a Torino, intorno al 1740. Vedete chi gioca? Quello non è veramente Torino, sono quelle figurazioni di maniera di questo tipo di pittori, ma qui ci spostiamo a Milano, 1745. Qua siamo a Venezia, il gioco del pallone nel campo dei Gesuiti. Qui siamo a Verona, dove lo vede Goethe, che era, lascia una bellissima descrizione del gioco del pallone. Qui siamo a Genova, qui siamo a Firenze, qui siamo sempre a Firenze. Qui siamo a Napoli, una grande partita fatta di fronte a Ferdinando e Carolina che osservano. Qui siamo al Quirinalo Vaticani, in questo momento non lo ricordo, però uno dei due palazzi romani. Qui siamo a Roma. E arrivati a Roma ci fermiamo un attimo perché bisogna affrontare un tema importante. Vi dicevo prima, lasciamo questa immagine molto già classica, non so quanto tempo ho ma spero di avere ancora qualche minuto. Roberto mi guarda con aria seria, quanto ho ancora? Dieci, Dieci minuti, no, ma va bene. Abbiamo già incontrato Roma, abbiamo sentito parlare Verri che racconta che i romani impazziscono per questi giocatori, i Totti dell'epoca c'erano già. Non, non vi farò vedere le immagini di quello, ma a Kant, Sky, non è suo trattato sul gioco, parla di vari giochi. L'altro gioco è importante è il jeu de Il jeu è quello che noi chiameremo oggi tennis, in buona sostanza. Ho delle immagini, ma se no andiamo troppo per le lunghe, quindi non ve le farò vedere. Il jeu de si gioca al chiuso, in istanze mica tanto diverse da queste, sono più grandi, in cui si gioca da solo contro solo, due contro due, quindi quello che oggi sono singolo e il doppio, in quello che di fatto è, con dei cambiamenti, il moderno tennis. Ed è un gioco che viene giocato al chiuso, a volte si possono avere degli spettatori, ma sono spesso interni al mondo stesso delle corti, al mondo stesso a cui appartengono i giocatori. Ed è un gioco molto elitario: il gioco dei pommes in Francia è un gioco che non permette di mescolare le classi sociali. Il gioco del pallone si gioca in piazza, si gioca all'aperto, servono sferisteri, servono muri alti su cui fare rimbalzare il pallone. Pallone andava a una velocità pazzesca, se ti beccava addosso ti faceva male, perché l'idea era che il pallone schizzasse il più possibile era un gioco molto forte. E tuttora, per chi lo pratica, che ha ancora praticato, anche se poco. Quindi la Fran Francia, Jeux de Pomme, trincotti. Trincotto è lo spazio in cui si gioca il Jeux de Pomme, ed è uno spazio chiuso. Italia, pallone, piazza. L'Italia è il paese delle piazze. Sapete bene quanto sia identitaria la piazza per l'Italia. L'Italia. La cultura greco-latina e la Gorà e la piazza, l'uomo il pallone si gioca in piazza. E noi sappiamo che era normale che un gentiluomo giocasse con chi gentiluomo non era. Abbiamo intatrune delle squadre formate da un gentiluomo e dal, suo, e dal suo domestico, più che servo, che giocano insieme. Questo non sarebbe possibile in altri contesti. Quindi il gioco prevede già nel Settecento, anche prima, che un gentiluomo possa giocare con qualcuno che gentiluomo non è. E non si sta per ranghi come l'antico regime, questa è una cosa molto seria. Non è una cosa, come dicevo, il gioco, è una cosa seria. Ci sono però degli spazi in cui ovviamente il gioco ristabilisce i ranghi. Per esempio quando le città si sfidano. Era abbastanza normale che Asti lanciasse un cartello di sfida contro Alessandria. Allora gli scattavano le, le, le liti. Chi è che rappresenta la città? I nobili o i bravi giocatori pur che siano? E non era così scontato, ci sono dei casi giuridici importanti, perché per esempio ad Alba, città dove ancora oggi il pallone elastico è un po' l'erede del pallone a bracciare, quindi è ancora praticato, si chiama pallapugno, quindi c'è un'eredità di questo gioco, c'è questo scontro negli anni 50 e 700 tra partita dei cavalieri e partita dei cittadini, partita vuol dire la squadra in questo senso, Cioè dove i nobili dicono siamo solo noi che dobbiamo rappresentare la città nelle partite dove va in, in disuso dell'onore della nostra città, e gli altri che dicono: No, veramente, saremmo anche noi. Se giochiamo meglio, lo facciamo noi. Ma deve intervenire il governatore, deve intervenire il ministro da Torino per dirimere la questione. E la scelta alla fine è poi quella che va da chi gioca, chi sa giocare meglio. La questione, in realtà, nascondeva dietro una tensione molto forte sull'accesso al consiglio comunale di nobili o borghesi, che troviamo anche nei teatri. Oggi, quando voi andate in un teatro a palchi, non fate più caso a questo, ma una volta i palchi dei teatri. Se voi vi foste messi sul palco del teatro a guardare i palchi delle, della, della gente, avreste visto, avreste visto gli strati del potere. Adesso che c'era la fila di palchi riservata ai nobili, quelli più importanti, quella riservata ai nobili un po' meno importanti, quella riservata ai borghesi e gli altri o in platea o in piccionaia. Il teatro era come una raffigurazione nei palchi della gerarchia sociale. Per cui c'erano due modi di vedere un teatro. Tu andavi a teatro per vedere sul palco l'opera, o il dramma o la commedia, ma dal palco tu vedevi chi comandava in città, chi comandava nello Stato. Non a caso per la gestione dei palchi scattavano delle liti tremende. Potevano veramente capitare delle questioni, cioè se ne interessavano i ministri, i governatori. Era una cosa politica, parecchio politica. E anche il gioco è una cosa politica, ma in questa contrapposizione tra una Francia dove si gioca il gioco de pomme al chiuso dei trincotti e un'Italia dove si gioca il pallone nelle piazze, voi capite già la differenza fondamentale tra un gioco che nasce nelle corti, però poi va nella società e diventa un gioco in qualche modo, adesso dire interclassista è sbagliato, però sicuramente l'elemento della capacità è fondamentale, è veramente importante. Infatti nell'Ottocento il pallone diventa un gioco borghese. L'Ottocento è un secolo di grandi giocatori, qui vedete Roma, 1814, ma soprattutto beh, questo è un disegno di Fusli magnifico. Fiusli ha fatto dei disegni dei giocatori di pallone a Romani bellissimi, ma veramente proprio molto belli. E qui troviamo, c'erano i fan, non c'era Facebook, non c'era Twitter, ma c'erano i fogli. Si scriveva una volta di libri, quegli oggetti rilegati, con le pagine scritte. Io sono ancora uomo di libri, e c'erano i volantini. Allora c'erano i grandi campioni, si faceva il disegno del campione e la poesia dedicata. Forse avete sentito parlare di Leopardi, qui sarà capitato, che scrive: una, Un ode a un giocatore di pallone. Siamo negli anni 20 dell'Ottocento. Questi sono altri poeti, che non sono ovviamente leopardi, che scrivono altri sonetti per altri giocatori di pallone. Questi sono appunto Carlo Didibi, forse il più grande giocatore di pallone dell'Ottocento, che è quello cantato da Leopardi, con due dei suoi grandi avversari, Angelo Donati. Qui vedete un manifesto di sfida in cui Donati, detto diavolone, combatte contro Didibi. Si arrivava nei paesi, si distribuivano questi volantini e si andava a vedere la partita, diavolone, diavoletto, diavolino. È una cosa abbastanza, con, abbastanza forte con il pallonaro che era quello che riparava i palloni, che era fondamentale, poi il pallonaro era quello che aggiustava i palloni, un po' mi quelli che ho il pallone io, quindi decido io il gioco, deriva dal fatto che il pallonaro era anche quello che organizzava le partite, aveva i palloni, li sistemava se si rompevano, non erano i palloni a didas, erano cose molto più semplici, ed era anche quello che gestiva la partita, raccoglieva le scommesse, e faceva queste cose qua. E qui arriviamo, vi dicevo prima, gli stadi non c'erano ancora, ma ci saranno nell'Ottocento, nascono degli spazi incredibili per giocare a pallone. Siccome il pallone diventa il gioco della borghesia, qui giocano anche i nobili, ma il gioco della borghesia, Nascono spazi come i grandi sferisteri, questo è lo sferisterio di Macerata, che uno di, cioè, oggi è diventato un teatro d'opera all'aperto, ma dovete immaginare che questo spazio qui era nato per il pallone, non c'era, la parte sotto, vedete la platea, era lo spazio dove si giocava. Questo vi dà l'idea architettonica di quale fosse l'importanza del gioco del pallone nell'Italia dell'Ottocento, il gioco per eccellenza, da, ci sono sferisteri ovunque, anche a Torino. Questo è Milano, fino all'Ottocento, di Sferisteri, lo sferisterio Milanese non così bello come quello di Macerata, nell'intera centrale, il gioco del pallone era proprio a dei livelli altissimi. Però vedete Milano 1894-1905. Dal primo Novecento, però, capita qualcosa. Quegli strani inglesi che prendono il pallone a calcio, che fanno di non ridire Verri, sono diventati protagonisti di un cambiamento sociale molto forte. Che anche qui ha ragioni militari. Ciò che sembra strano dirlo, ma il cambiamento dal pallone al calcio nasce anche da ragioni militari. Perché? Siamo partiti, da una, siamo partiti dalle corti e dalle accademie militari e al militare torniamo. Vi ripeto, noi oggi non siamo più, più abituati a considerare so il militare, nella maggior parte dei nostri casi, come una parte importante della vita di chiunque di noi, ma una volta non era così. Per avere dei bravi soldati o dei bravi ufficiali devi avere persone che sanno comandare, ma che devono sapere obbedire, perché non puoi comandare se non sai obbedire. È il gioco d'elemento in cui ti formo all'obbedienza e alle regole. Il pallone è un gioco individuale, sostanzialmente. Nel pallone si gioca 2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4, ma conta il campione, avete visto, che può far cambiare tutto, il giocatore maestro. Rossini, che era un grande appassionato di pallone, usa spesso, da parte mia, dalle Marche, usa spesso nelle sue opere, nei suoi librettisti, metafore legate al pallone, per far capire che la scena improvvisamente cambia perché il giocatore maestro sta a far cambiare, come il volo di un pallone, la, 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 la scena e lo sviluppo della storia. Bene, questo concetto importante della disciplina, eh, dell'individualità, voglio dire, scusate, dell'individualità, comincia a entrare in crisi quando, a fine Ottocento, servono dei gruppi. Si comincia a dire. Ed è curioso come siano dei sacerdoti a dirlo, c'è questo personaggio che si chiama Giovanni Semeria, che è uno dei più grandi religiosi, eh, figure più parlate del cattolicesimo italiano, tra trotto e novecento, non so da annoiati con un di teologia che ha scritto, non le hanno lezione universitarie, guarda, era un grande appassionato di gioco, ha iniziato in seminario a giocare a pallone, perché pallone si giocava anche in seminari, ma a un certo punto dice no, il pallone non va bene perché è troppo individuale. Servono le squadre in cui conta il collettivo, sì ci può essere il campione, ma in ultima istanza conta la collettività. E allora ecco che il calcio, che sta nascendo in Inghilterra, nei pub dei proletari inglesi, ma anche nei campi dei college inglesi, è un gioco che si adatta meglio. Squadre di 11 contro 11, che hanno sì un capitano, ma devono soggiacere delle regole estremamente rigide, dove alla fine conta la squadra molto più che il singolo. Ripeto, il campione ci può essere, ma è la squadra che conta. E quindi è molto più rispondente a un'ottica di, rigi di er rigimentazione che non il gioco del pallone. Allora, lentamente, quando Di Amicis scrive A fine 800 gli, gli azzurri e i rossi, che è uno dei grandi romanzi di Di Amicis che è proprio un romanzo, un libro, scusatemi, che racconta il pallone, siamo nel 1897, se non ricordo male, presenta già il pallone come un gioco un po' in crisi, che non è più giocato come una volta. Comincia a arrivare, però questo passaggio dal pallone al calcio è lento. Ci arriviamo negli anni 20-30 alla vittoria del calcio. E ci arriviamo anche qui per un ruolo fondamentale del fascismo. Per un ruolo fondamentale delle due vittorie italiane ai campionati mondiali del 34 e del 38, che hanno sicuramente aiutato molto nella fortuna del calcio in Italia. Ma ci arriviamo anche perché il pallone comincia a essere percepito in maniera negativa o comunque non così positiva da quegli spazi sociali che invece una volta lo usavano. cioè c'è un potere che comincia a ritenere che questo gioco non sia più adatto a quello che serve, mentre il calcio lo è molto di più. Mm, ci sarebbe da fare un discorso che ci porterebbe molto lontano sull'uso politico dei giochi nella quella che noi chiamiamo il nation building nella costruzione della nazione voi sapete che le associazioni di ginnastica che nascono nel secondo ottocento in tutta Europa sono elementi fondamentali dei singoli nazionalismi è un discorso molto serio, molto, molto noioso ma molto serio perché effettivamente l'uso, la pratica del gioco che è molto legata anche al discorso del, di come si afferma l'idea di virilità di maschio nella cultura del secondo ottocento è molto legata alla cultura militare le pratiche del duello, che è una pratica che oggi noi consideriamo, associamo a delle cose molto antiche, ma che fino al primo novecento era una pratica di buon cavallotti che un deputato di sinistra muore, muore durante un duello ed era uno dei più grandi duellanti italiani. Cioè il duello fino al primo Novecento è considerato, cioè un uomo che voglia definirsi tale, se non è disposto a fare un duello, non, è un, non, non dica neanche che un uomo si vergogna e scappi, perché un uomo deve saper duellare, deve farlo. E questo, ripeto, vale anche per chi politicamente sta in Parlamento ed è della sinistra. Perché fa parte di una certa idea della virilità e della mascolinità. Le associazioni di ginnastica che nascono in tutta Europa sono molto legate al processo di creazione di un uomo nuovo. Che deve sapere combattere in modo nuovo e che deve creare la nazione nuova. Quindi è proprio una fase di cambiamento radicale, nella quale ovviamente per un po' di tempo si esiste ancora. Questo manifesto bellissimo, Torino, inizio del eh, Novecento: vedete la forma, l'uomo quasi nudo, ma non del tutto, che si erge con la mano infilata nel bracciale, trova un suo corrispettivo. 30 anni dopo, in questa statua che potete vedere se andate a Roma, a quello che si chiama Stadio dei Marmi, ma che era il vecchio Foro Mussolini: il suo vero nome era il Foro Mussolini. Voi vedete questo uomo molto, molto maschio, molto macio, molto virile, con il bracciale, però leggete quello c'è scritto sotto, Forlì. Perché c'è scritto Forlì? Perché le, le statue dello stadio dei Mamme sono regalate da delle province italiane e la statua del giocatore di pallone la regala la provincia di Forlì, che non è una provincia qualunque, o la città di Forlì, non so se fosse provincia, questo può essere mi sbagliato, perché in quel momento in Italia c'è il governo del Cavaliere Benito Mussolini, che da lì arriva e infatti la statua la fa Bernardino Boifava, che è lo scultore di casa Mussolini. Qual è il rapporto tra il fascismo e il pallone? E tra il, il fascismo è stato uno dei grandi veicoli, uno dei grandi momenti in cui il calcio si impone, anzi col fascismo che il calcio si impone definitivamente in Italia. Però sicuramente il fascismo almeno per un momento ha cercato di salvare gli antichi, questi sport che erano visti come gli sport dell'italianità. Dattività che a un certo punto Starace si inventa addirittura un gioco un po' fantasioso che riprende il vecchio gioco del pallone. Per cui c'è una fase in cui i due giochi stanno vicini uno all'altro e non è detto che il gioco del pallone scompaia. Ma in realtà con gli anni 30 la storia eroica del pallone come gioco degli italiani finisce. Lo vediamo anche dal destino degli sferisteri torinesi. Questo posto qua, che forse avete visto qualche volta, è il birrificio Durio. Siamo sempre a Torino, via Cigna. Questo era un, bir era un birrificio. È una birreria torinese. A Torino si beve birra da 600, quando vi dicono che è un po' di decenni sappiate che è da 600 che si fa e si beve birra in Piemonte. Questo birrificio nasce a fine 800, era un posto magnifico, con dentro una grande sala con un affresco dove si raffiguravano gli dei che bevevano birra. E di fronte al birrificio durio, che oggi purtroppo non esiste più, vedete là sull'estrema sinistra c'era un bocciodromo di cui esiste tuttora la facciata. Ma questo bocciodromo a un certo punto diventa, vedete il muro, diventa uno sferisterio. Questo muro c'è fino agli anni 70, mi pare, quando verrà abbattuto perché diventa pericolante, perché più nessuno a Torino giocava a quel gioco. Ancora negli anni 50 a Torino c'era lo sferisterio EDA, che sta per il mondo di Amicis, che in via Pione ci sono dei palazzi al suo posto. Quindi con, eh, con questa immagine chiudo le immagini, ma per dire che fino agli anni 50 questo gioco c'era. Ora, devo chiudere, ci sarebbero molte cose da dirvi e vi annoierei ancora a lungo, temo, ma mi premeva che voi capiste che, quando ho detto a Roberto, metti come titolo il gioco è una cosa seria, lo so, è un titolo un po' doioso, forse un po' respingente, ma era per far capire che qualunque pratica sociale, sia il balletto, sia il gioco, mettete voi quello che volete, è sempre espressione della società e le regole che lo normano sono insieme rappresentazione e critica anche della società. Quindi quando, ci aff quando affrontiamo queste vicende dobbiamo sempre porci non come un qualcosa solo che ci diverte, ma un qualcosa che ci permette di capire un mondo. Chi vorrà capire l'Italia degli anni del secondo novecento guarderà molto anche il calcio. Perché oggi si fa molto storia dello sport, storia dei giochi, esistono delle società di studi sulla storia del gioco? Perché il gioco è un elemento estremamente rivelatore della realtà sociale. D'altra parte voi sapete quanto è stato importante dagli 80 ad oggi il calcio nella storia italiana, e lo capite anche dai rapporti che il Calcio ha con la politica. Questo però voleva anche nel passato, la politica di una volta si faceva non in Parlamento, non nei partiti, ma nelle corti. E quindi come oggi non si potrebbe affrontare, che so, la salita al potere di Berlusconi prescindendo dal suo ruolo come presidente del Milan, voi non potete affrontare la storia dei giochi dell'Italia delle corti prescindendo dal valore politico che questa aveva. Non è facile. Forse per noi è più difficile comprendere questi significati sottesi, ma in fondo alle storie ci serviamo anche a quello, a capire ciò che magari di prima chito non viene fuori. Ci sarebbe molto da dire, termino qui, ma spero che abbiate capito in questo mio spologno che il gioco è una cosa molto seria.